Questo programma è offerto da Lampedusa. Marina militare soccorre 596 migranti. Palermo. Scoperta piantagione di cannabis in un ex convento. Spettacolo. Al Teatro Biondo l'Otello di Luigi Locascio. Sport. Calcio. Palermo. Oltre 3.000 tifosi al Barbera. Palermo, scoperta piantagione di cannabis in un ex convento. La scoperta è stata fatta dai carabinieri all'interno di un ex convento situato nel cuore del Mercato del Capo. I militari del nucleo operativo della compagnia di Palermo Piazza Verdi sono entrati in azione al civico 3 della discesa Sant'Agata alla Guilla, dove la piantagione era stata allestita al primo piano di un edificio storico disabitato ormai da anni. Le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 100 piante e sono ora sulle tracce dei trafficanti. Le piante sono state campionate dai carabinieri dei laboratori analisi sostanze stupefacenti e distrutte. Gela. Spaccio davanti oratorio. 19 in manette. Sono 19 presunti trafficanti di droga che avevano preso di mira un oratorio salesiano di Gela. La banda è stata smantellata dalla polizia. Secondo l'accusa, i luoghi prescelti erano quelli più frequentati dai giovani. Piazza Don Bosco davanti la chiesa San Domenico Savio e a ridosso del FAP, il centro di formazione professionale dei salesiani. Il rifornimento avveniva a Catania. Gela, raffineria in fiamme. Un incendio di grandi proporzioni è divampato nel settore Coking 1 della raffineria Eni di Gela, in contrada Piana del Signore. Un denso fumo nero, visibile a più di 2 chilometri di distanza, si è innalzato nella zona 7 nord della raffineria, che si occupa della raffinazione primaria del petrolio. Subito è scattato il piano d'emergenza durante il quale sono intervenuti i vigili del fuoco dell'azienda. Il fumo però ha creato panico tra i residenti della zona. Sono ancora sconosciute le cause che hanno fatto divampare il rogo, fortunatamente non sono stati segnalati feriti. L'incendio sembra essere sotto controllo, lo ha dichiarato l'azienda poche ore dopo. Le fiamme hanno rallentato la produzione, la raffineria sta continuando regolarmente la produzione, anche se con una sola delle 3 linee a disposizione. Palermo, svaligiato punto SNAI. Sono partite immediate le indagini della polizia dopo la rapina ai danni del titolare 39enne di un punto SNAI di via Perpignano. I rapinatori, agendo a volto coperto, muniti di pistola, hanno bloccato la vittima e in seguito sono fuggiti con l'incasso di 5.000 euro e un orologio Rolex dal valore di 12.000 euro. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. La spesa, vieni a farla da noi. Da Todis troverai i nostri prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lasciati conquistare dal profumo della gastronomia. La macelleria risponde a tutte le vostre esigenze, con preparati vari e di carne. Todis, contrada Filaccina, a Bolognetta. Da noi, dal 17 al 30 marzo, il Vernella a 2,09 euro. Lo svelto a soli 99 centesimi. You sexy, sexy dancer.
un ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Gela, fatture false per 3 milioni di euro. Un'ordinanza di custodia cautelare è scattata nei confronti di 5 indagati gelesi, 3 condotti in carcere e 2 agli arresti domiciliari. Tutto ciò poiché nell'ambito di un'inchiesta della procura di Gela vi sarebbe stata una presunta evasione fiscale da 7 milioni di euro dovuta ad un giro di fatture false. I reati sarebbero stati commessi dal 2007 al 2012 in favore di una società del settore strutture metalliche. Nei guai sia gli imprenditori che i commercialisti di questi. Non si conoscono ancora i nomi. Le misure restrittive disposte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, Fabrizio Molinari, sono state emesse dopo un'inchiesta iniziata nel giugno del 2012 su ordine della Procura di Gela. L'attività di indagine è stata curata dal sostituto procuratore Silvia Benetti e dal procuratore Lucia Lotti. Sicilia. Precari PIP falsi poveri. Continua l'intervento della Regione. Dopo la vicenda dell'ex PIP con il patrimonio da 1,2 milioni di euro, continuano i provvedimenti della Regione Sicilia per combattere il fenomeno dei precari falsi poveri. Altre 85 persone, infatti, risultano nell'elenco degli espulsi dal bacino formato da quasi 3.000 soggetti, tra ex detenuti e svantaggiati, che percepiscono un sussidio mensile di 832 euro. Per questi soggetti è stato firmato il provvedimento di decadenza, poiché dai controlli effettuati il loro ISEE risulta superiore ai 20.000 euro, tetto massimo stabilito dalla legge. Il Dipartimento Lavoro continua dunque le indagini e controlli iniziati in primis dal governatore della Regione Sicilia, Rosario Crocetta. Santa Flavia, villetta completamente saccheggiata. Villetta completamente saccheggiata a Santa Flavia. Il proprietario, un uomo di 50 anni, utilizzava l'abitazione solo durante la stagione estiva. L'uomo, dopo aver fatto la mera scoperta, ha subito chiamato la polizia. I ladri hanno rubato di tutto, la cucina, i mobili, gli elettrodomestici, alcuni vestiti e 2 stufe, tra cui una in legno. Sull'episodio indaga la polizia. Bagheria. Aumento dell'addizionale IRPEF legittimo. Il comune vince il ricorso al TAR. Con l'ordinanza numero 00647 del 14 marzo 2014, il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione prima, respinge la domanda proposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di sospensione dell'efficacia della delibera di giunta comunale numero 182 del 27 novembre 2013, con cui veniva aumentata per l'anno di imposta 2013 l'aliquota per l'addizionale comunale IRPEF ai sensi dell'articolo 1, comma 3, decreto legislativo numero 360 del 1998, dallo 0,30 allo 0,80. L'amministrazione comunale, dopo l'approvazione della delibera nel mese di novembre, nonostante avesse già ricevuto da parte del Ministero una nota perché si procedesse alla revoca e nonostante il parere del Collegio dei Revisori dei Conti che asseriva l'illegittimità dell'atto, aveva mantenuta ferma la propria posizione convinta dell'assoluta conformità. In ultimo il ricorso al TAR predisposto dal Ministero e l'esito definitivo dell'ordinanza. Soddisfatti sindaco e assessori. A proposito, l'assessore al bilancio e alle finanze Antonio Sciacchitano dichiara: dopo 4 mesi di attacchi ricevuti dalle forze politiche, dai consiglieri comunali e dagli autocostituiti comitati professionali e nonostante la diffida del Ministero, giunge la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale che si è pronunciato sulla legittimità della delibera della Giunta numero 182 che ha aumentato l'addizionale comunale IRPEF. Come ormai è abitudine del governo di questa città, si preferisce aspettare l'esito dei fatti piuttosto che chiacchierare invano. Sicilia. Il popolo meno istruito. I siciliani sono i meno istruiti. Sotto la media nazionale, il livello di istruzione della popolazione siciliana. I laureati sono il 12,6% contro il 14,5%. Per i diplomati, 30,9% contro 32,5%. E per la popolazione adulta con qualifica professionale, 2,2% contro 6,9%. Più alta la percentuale di licenze di scuola primaria, 17,4 contro il 12,6, e quella della superiore di primo grado, 37,1 contro 33,5. Questi dati emergono da un dossier presentato dalla FCGL Sicilia. Le
La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Monreale, è nata l'ambasciata della legalità. Ieri a Monreale l'arcivescovo Monsignor Michele Pennisi ha battezzato la nascita dell'ambasciata della legalità. Il Parlamento della legalità ha creato questa ambasciata in concomitanza all'incontro con le vittime della mafia di Papa Francesco che si terrà il prossimo 21 marzo. Il fautore del Parlamento, Niccolò Mannino, ha affermato: un grazie di cuore lo indirizziamo a tutti gli studenti, docenti, genitori, autorità, ma principalmente all'arcivescovo Monsignor Pennisi, che con affetto paterno e con il suo singolare zelo a favore del Vangelo ci aiuta a crescere alla luce di quei grandi ideali che rendono un uomo sentinella di un'alba nuova, come amava ripetere il beato Papa Giovanni Paolo II. Bagheria, la festa del papà a Villetta Ogudulena. La festa del papà quest'anno si celebra a Villetta Ogudulena, con un pomeriggio intero di giochi, spettacoli e attività dedicata all'accoppiata padre-figli. La manifestazione è in programma mercoledì 19 marzo dalle 17 alle 20. L'associazione La Libellula e lo staff di Villetta Ogudulena con il patrocinio del comune di Bagheria organizzano la festa del papà Bimbi in piazza. In collaborazione con gli animatori della Drill Animation presso la sede di Villetta Ogudulena in corso Umberto I a Bagheria, il pomeriggio sarà così allietato. Animazione di intrattenimento per bambini, trucca bimbi, mascotte di Peppa Pig, spettacolo circense a cappello e sputafuoco, fiumi di popcorn e zucchero filato. Spettacolo al Teatro Biondo, l'Otello di Luigi Locascio. Debutta questa sera alle ore 21 al Teatro Biondo Stabile di Palermo l'Otello di Luigi Locascio, liberamente ispirato all'opera di Shakespeare. L'opera sarà diretta e interpretata dallo stesso attore palermitano, che interpreta il ruolo di Iago. Lo spettacolo vede la partecipazione di Vincenzo Pirrotta nel ruolo di Otello, di Valentina Cenni nel ruolo di Desdemona e di Giovanni Calcagno nel ruolo del soldato. La durata dello spettacolo è di un'ora senza intervallo. L'opera andrà in scena fino al 23 marzo. Bagheria, feste e cori per l'inaugurazione di un club rosanero. All'inaugurazione del nuovo club rosanero a Bagheria sono intervenuti Sami Yucani, Valerio Verre, Andrea Belotti e Kyle Lafferty, accompagnati dal team manager Igor Budan. Fuochi d'artificio e cori da stadio hanno accolto i giocatori. La grande festa si è conclusa con il classico taglio del nastro e una torta rigorosamente rosanero. Una grande emozione, ha commentato Budan. Siamo stati sorpresi da questo entusiasmo. Sport Palermo. Oltre 3.000 tifosi al Barbera. Il Palermo ha ripreso ad allenarsi in vista della trasferta contro il Pescara allo stadio Renzo Barbera. I rosanero, davanti a un pubblico di oltre 3.000 tifosi, hanno svolto lavoro tecnico-tattico ed esercitazioni di gruppo. Tornano a lavorare con i compagni di squadra Hernandez e Di Gennaro. Unico assente è Michel Morganella. Questa mattina i rosa hanno sostenuto una seduta sul terreno del tenente onorato. Alle 15 il centrocampista Alen Stefanovic. Alle 15 il centrocampista Alen Stefanovic risponderà alle domande dei giornalisti.
Una buona giornata a tutti i papà d'Italia, in modo speciale a quelli che seguono il meteo.it, chiaro. Un forte abbraccio a voi tutti, previsioni per mercoledì 19 marzo 2014. Trionfa la primavera sulla nostra Italia, dove il sole in questa giornata splenderà sulla quasi totalità delle regioni, ancora più vigine in Liguria. Ecco il dettaglio: al nord cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso con foschio, locali nebbie mattutine sulle pianure orientali. Nubi insistono sulla Liguria con possibile piovigine durante il giorno. Raggiungiamo le regioni centrali, dove nubi coprono il cielo della Toscana, purtroppo specie sulle coste, anche con qualche occasionale piovigine sui settori più settentrionali della regione. Attenzione alle foschie o nebbie fitte che saranno presenti tra la Toscana e il Lazio. Bel tempo con cielo parzialmente nuvoloso altrove. Al sud, a parte qualche nube peraltro innocua sulle coste della Campania, il cielo si presenterà poco nuvoloso su tutte le regioni. Nessuna precipitazione nevosa prevista, se non fiocchi presenti sui confini dell'Alto Adige. I venti soffieranno tutti debolmente con direzione variabile sul Tirreno, più settentrionali invece in Adriatico. Minima in deciso aumento al nord, con i suoi 10-12 gradi, tra 8 e 11 gradi al centro e al sud. Di giorno prevediamo temperature comprese tra i 17 e i 22 gradi su tutta la penisola. Benissimo, l'aggiornamento termina qui per il momento. A quanto pare sembra che la primavera si prenderà una breve pausa e tornerà un po' più freddo. Eh sì, continuate a seguire i nostri aggiornamenti solo su ilmeteo.it. Ciao!